Questa barcode apre con Libere TV e Gianni Colaccioni in regia una nuova sezione, quattro chiacchiere. Siamo in periodo elettorale, ma non parliamo con un candidato, ma con qualcuno che promette bene, qualcuno che dice io voglio fare qualcosa. Si chiama Nicolas, ecco a voi Nicolas. Ciao, sono Nicolas, sono responsabile nazionale dei diritti civili dei Verdi, sono uno studente universitario e di giurisprudenza e mi occupo appunto di diritti civili per cercare di dare una spinta verso alcune conquiste di civiltà che questo paese purtroppo stenta a raggiungere. Nicolas è giovanissimo, hai 23 anni. E abbiamo deciso di fare questa chiacchierata come se fossimo proprio tra amici e parliamo del più del meno, il nostro più e meno di Senza Barcode, di Libere TV e anche di Nicolas è un qualcosa di sicuramente molto importante. Parliamo di diritti civili, ti farò le stesse domande che abbiamo fatto ai candidati ma mantenendo una finestra aperta molto ampia con Nicolas, vorremmo seguire il tuo percorso e seguirci insieme. Quindi Nicolas, ti chiedo, divorzio breve, coppie di fatto e coppie omosessuali, dici cosa ne pensi e che cosa pensi sia corretto e giusto fare? Allora, per quanto riguarda il divorzio breve, penso che sia una delle priorità per quanto riguarda la riforma globale del diritto di famiglia che deve essere intrapresa assolutamente da questo paese, perché il diritto di famiglia è praticamente fermo alla riforma del 75 e si parla di tempi piuttosto lunghi per quanto riguarda l'ottenimento di un divorzio, perché la finestra tra la separazione e il divorzio è di 3 anni e che conseguentemente è diciamo, frustrante per le persone che fanno ancora parte di una coppia che purtroppo non è più diciamo esistente nei fatti e ci dovrebbe appunto essere una riforma del diritto di famiglia in questo senso per consentire una più rapida cessazione del vincolo coniugale e matrimoniale. Per quanto riguarda le coppie di fatto le coppie omosessuali, io sono convinto che ci debba essere l'introduzione di un istituto di unione civile per quanto riguarda le coppie con componenti di sesso uguale oppure differente e per dare la possibilità anche sia alle persone omosessuali che a quelle eterosessuali di poter usufruire di un istituto differente da quello del matrimonio che negli ultimi decenni ha subito una drastica diminuzione appunto delle persone che vogliono appunto usufruire di questo istituto. E contestualmente penso che sia un punto fondamentale, una conquista di civiltà, che per ottenere l'uguaglianza formale e anche sostanziale delle coppie omosessuali ci sia l'introduzione del matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Diciamo il punctum dolens che viene sempre alla luce quando si parla di matrimonio omosessuale è quello dell'adozione. Io sono convinto che le coppie omosessuali abbiano assolutamente la facoltà, le capacità di poter crescere un figlio, come è stato recentemente anche stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 601 di poche settimane fa, che ha appunto archiviato come un mero pregiudizio l'incapacità presunta delle coppie omosessuali di poter crescere un figlio. E il discorso debba essere affrontato non dal punto di vista dei diritti della coppia omosessuale, ma dal punto di vista dei diritti del bambino ad avere una famiglia. Nel momento in cui noi diamo per assunto che il bambino abbia il diritto di avere una famiglia e famiglia significa educazione, affetto e insomma tutto quello che comporta il vincolo familiare, penso che sia necessario e doveroso dare la possibilità anche alle coppie omosessuali di poter offrire la possibilità di avere una famiglia ad un bambino che invece non ce l'ha. Perfetto, questa è la nostra linea. Tornando un attimo al divorzio breve, noi abbiamo seguito Diego Sabatinelli, segretario della LID, in tutta la sua battaglia iniziata a ottobre e appunto con la sua battaglia diciamo, è nato Senza Barcode, per la mancata calendarizzazione del testo cosiddetto divorzio breve. Ora è un testo che i radicali hanno diciamo trovato, ma non era quello che loro volevano, così è stato modificato. Ti chiedo se lo conosci e cosa condividi del testo dei radicali e del testo che è stato portato
alla discussione ma non a una presa di posizione. Purtroppo non conosco il problema nello specifico, ma mi sono ripromesso di affrontarlo. Diciamo che in questo periodo mi sono più che altro. Io sono entrato in carica circa un anno fa e mi sono più che altro incentrato sull'ottenimento di diritti da parte delle coppie omosessuali e diciamo su altri temi sensibili. Non ho purtroppo avuto il tempo di affrontare questo tema, ma mi riprometto di farlo assolutamente, perché credo che sia doveroso da parte dello Stato offrire la possibilità di appunto alle coppie che non sono più che non intendono più avere un vincolo coniugale, di avere una risoluzione della controversia in tempi più brevi ed umani. Abbiamo parlato di divorzio breve, parliamo di ciò che è frutto di un matrimonio, quindi i figli. Figli vittime, figli contesi, figli che si ritrovano a vivere in mezzo a una separazione conflittuale. Noi ci occupiamo di PAS, abbiamo studiato la PAS, la sindrome di alienazione genitoriale, il brainwashing, la tanto discussa PAS. Noi sosteniamo che esiste il genitore che fa violenza psicologica a danno dell'altro genitore sul bambino. C'è chi, diversi partiti, dice no, questo non esiste, è una bugia inventata dagli uomini per dar contro alle donne, portare via i bambini, non applicare il condiviso e non pagare gli alimenti. Sommariamente diciamo che quello che è stato nelle discussioni dell'anno scorso era questo. Ora chiedo a te, Nicolas, cosa ne pensi? Sei un ragazzo anche molto giovane, quindi ti puoi sposare, puoi pensare di avere dei figli e approcciarti a questo mondo delle separazioni, quindi dei conflitti. Ti aggiungo anche un altro spunto, che è quello delle case famiglia. Fanne un discorso tuo. Ma per quanto riguarda la sindrome di cui ho parlato, io credo che sia sconvolgente che ci siano persone che non ammettano che ci possa essere un caso, che ci possano essere casi di questo genere, perché è ovvio nel momento in cui ci sia una separazione che comporta ovviamente una diatriba interna alla famiglia, un venir meno dell'affettività coniugale che porta appunto alla disgregazione dell'unità familiare, da parte di uno dei due genitori potrebbe ovviamente esserci un rancore nei confronti dell'altro per motivi fondati o meno fondati, che può portare i genitori in questione ha diciamo un conflitto con l'altro genitore separato e potrebbe anche portare danni al bambino stesso. Quindi penso che sia, cioè, mi sembra stranissimo anche che ci possano essere dichiarazioni contrarie a questo genere di fenomeno, che è un fenomeno umano e in quanto tale ovviamente potrebbe esistere ed è esistente, perché molti casi conclamati esistono di genitori che appunto allontanano i figli dal coniuge per motivi personali, di rancore personale. Per quanto riguarda le case famiglia, cosa ne pensi? Per come sono strutturate adesso e la funzione che hanno adesso e che dovrebbero avere in realtà. Si è parlato molto anche sul nostro sito di business delle case famiglia. Penso che dovrebbero, per come sono strutturate, hanno delle lacune molto, molto evidenti, soprattutto nell'avvicinamento, diciamo, nella compartecipazione alla crescita, all'educazione dei figli da parte dei genitori, che nei casi in cui non hanno possibilità di crescerli con non abbiano possibilità economiche e quindi non abbiano la possibilità appunto di crescere in maniera dignitosa, vengono appunto affidate alle case famiglia, che dovrebbero comunque includere il genitore nella crescita del figlio. Quindi ci dovrebbe essere una sorta di collaborazione più ampia con diciamo i genitori veri e propri. Purtroppo non è così, si parla sempre più spesso di rapimenti di Stato. Cambiamo discorso e andiamo sulle carceri, dalle case famiglia alle carceri. In realtà chi segue Senza Barcode sa che non c'è purtroppo a volte tutta questa differenza. Carceri, sovraffollamento, recente condanna di Strasburgo, noi abbiamo seguito Pannella con le battiture, l'onorevole Bernardini, abbiamo intervistato Alessandro Gerardi che ci ha illustrato insomma i dati tecnici.
Tu cosa ne pensi? Come Nicolas, come Verdi, come proposte? Allora, la situazione delle carceri è una situazione assolutamente disumana. Siamo alla 2000ª condanna per la situazione delle carceri e dei diritti umani in generale da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'ultima qualche settimana fa, che anche molto, molto, molto pesante l'ultima condanna che è stata appunto rivolta nei confronti del nostro paese, perché si trattava di mancate cure ad un detenuto. E quindi questo comporta appunto una situazione di totale mancanza di diritti umani e una considerazione del carcerato con un trattamento disumano e degradante, come appunto è stato definito. La situazione delle carceri penso che debba essere risolta nel più breve tempo possibile, e la soluzione più ovvia credo che sia un'amnistia. Un'amnistia che non significa portare fuori dal carcere persone che abbiano commesso reati di enorme gravità, ma un'amnistia che debba essere connessa alla contestuale depenalizzazione di quei reati che portano persone in carcere per appunto reati di una gravità che viene formalmente diciamo impostata dalla legge, quando invece non è poi così diciamo gravosa per la società. E faccio riferimento ad esempio alla legge Fini-Giovanardi, che è la causa del 30% delle persone che sono in carcere, più del 30% delle persone che sono in carcere, che tra l'altro pochi giorni fa è stata contestata dalla terza sezione penale della Corte di Roma con un rinvio alla Corte Costituzionale per quanto riguarda appunto gli articoli 75 e 73 di questa legge, o meglio della legge sulla quale è stata innestata la Fini-Giovanardi con il decreto Olimpiadi del 2006, tra l'altro in maniera incostituzionale, perché il decreto legge che è stato utilizzato non aveva le caratteristiche del decreto legge di necessità e di urgenza. Articoli 75 e 73 che equiparano al 73 equipara il possesso di stupefacenti di lieve entità, e quindi quelle che vengono comunemente definite droghe leggere, alle droghe pesanti, con una sostanziale uguaglianza di trattamento per condotte illecite di entità completamente differente, e quindi contraria all'articolo 3 della Costituzione, perché condotte diverse dovrebbero essere trattate in maniera differente. E all'articolo 75 inasprisce l'illecito amministrativo di utilizzo di cannabis, senza considerare che nel 1993 un referendum radicale che era stato appunto diciamo vittorioso, aveva portato alla luce la volontà diciamo popolare di non punire il consumo da parte il consumo di cannabis da parte degli individui. Quindi il problema delle carceri va risolto con un'amnistia contestualmente alla depenalizzazione dei reati che sono riempicarcere. Quindi ho fatto riferimento alla Fini-Giovanardi, ma possiamo parlare dell'ex Cirielli sulla recidiva, della legge Bossi-Fini sull'immigrazione che praticamente porta in carcere immigrati perché non hanno il permesso di soggiorno che può scadere nel momento in cui venissero a perdere il lavoro, e quindi si punisce un illecito che dovrebbe essere amministrativo e non penale, che sarebbe quello della presenza illegale sul territorio italiano dello straniero, e si configura come un reato dello status della persona e non della condotta della persona. Nicolas Mingrin è stato invitato a partecipare alla vita di Senza Barcode, a scrivere di quello di cui si occupa. Nicolas conosce, grazie a Sant'Arsiere, una delle nostre blogger storiche direi ormai, durante un incontro con l'associazione antispecista Parti in Causa.
Seguirà anche un altro articolo con sempre di Grazia su Maria Giovanna Deveta, insomma di tutta l'associazione. Ti chiedo ti faccio un po' di domande e ti lascio poi parlare tranquillamente fino alla chiusura del servizio. Dunque, antispecisti, eutanasia e ritorniamo al cannabis e all'evento organizzato da Rita Bernardini, si chiamava Italia chiama USA, distribuzione cannabis, qualcosa del genere, venne il 15 di novembre se non mi sbaglio, con la distribuzione delle piantine da parte di Rita, noi eravamo là. Cosa ci racconti? Allora, per quanto riguarda l'Associazione Radicale Antispecista, io sono un iscritto da poco tempo, da un mese, ma sono stato molto piacevolmente sorpreso dalla creazione di questa associazione radicale, perché sono convinto che all'interno della galassia radicale ci fosse una lacuna, diciamo, dal punto di vista del riconoscimento dei diritti degli animali. Io sono fermamente antispecista, sono vegetariano da 3 anni, poco tempo, ma in maniera abbastanza convinta, e sono convinto che sia una lotta di civiltà quella del riconoscimento dei diritti degli animali nella loro senzienza. Penso che sia un mio impegno, è sempre stato un mio impegno come individuo, sono sempre stato convinto che i diritti degli animali siano fondamentali, perché si parla della difesa della debolezza di esseri che purtroppo non hanno la capacità di reclamare da soli i propri diritti, e noi in quanto esseri coscienti non superiori ma diversi rispetto agli animali abbiamo il dovere di riconoscere questa loro capacità di senzienza e dare appunto un riconoscimento ai loro diritti. Per quanto riguarda l'eutanasia e il diritto delle persone all'autodeterminazione, io credo che debba essere riconosciuto, debba essere istituito nel nostro paese una forma di testamento biologico che dia alle persone la possibilità di esprimersi sul trattamento che vogliano ricevere nel momento in cui non abbiano più la possibilità di esprimersi in questo senso. Al giorno d'oggi in Italia non c'è un istituto di questo genere, e addirittura nel momento in cui un medico dovesse ottemperare alla volontà del paziente di non ricevere più cure, potrebbe incorrere in un illecito penale a norma dell'articolo 579 del codice penale, che appunto riguarda l'omicidio di persona consenziente. Io penso che un trattamento di questo genere per un medico che dia espleti, diciamo, il proprio dovere di medico, secondo il giuramento di Ippocrate, anche di non portare un paziente alla sofferenza, e soprattutto che ottemperi alla volontà del paziente di veder porre fine alle proprie sofferenze, sia assolutamente inconcepibile. Per quanto riguarda l'iniziativa di Rita Bernardini davanti a Montecitorio, non ho potuto partecipare ma l'ho seguita attentamente, e penso che sia stata un'ottima iniziativa per fare presente all'opinione pubblica quanto sia importante l'utilizzo della cannabis anche a scopi terapeutici, che ricordiamolo può essere utilizzata a scopi terapeutici e anche a scopi manifatturieri, con un'impronta assolutamente ecologica che si potrebbe dare anche dal punto di vista dell'utilizzo economico della canapa indiana e sativa. E sono convinto che ci debba essere dal mio punto di vista una legalizzazione della cannabis con poi una liberalizzazione oppure un monopolio da parte statale, fermo restando che sono convinto che ci debba essere anche un diritto del cittadino all'autoproduzione della cannabis, poiché dobbiamo ricordare che vige in Italia un divieto di consumo della cannabis, mentre invece non vige un divieto di consumo del tabacco, e abbiamo ben presente
tramite le percentuali, che mentre il tabacco falcia 5 milioni di vite all'anno, la cannabis non ha mai ucciso nessuno, diciamo. E questa era la nostra chiacchierata con Nicolas, che ripeto sarà presto tra i nostri blogger. Una finestra aperta comunque resta anche su di lui e sui verdi. A presto.